Buon pomeriggio e benvenuti a un'altra puntata di Trieste in diretta. Quest'oggi siamo ancora in compagnia del professor Maurizio Devan, che ogni mesetto circa noi ci incontriamo. Nella seconda parte rimaniamo in ambito, diciamo in ambito medico, perché avremo con noi la dottoressa Raffaella Antonione, che dirige la struttura complessa della rete di cure palliative e dell'hospice dell'area giuliana di Asugi. Poi ci metteremo anche d'accordo con la dottoressa per un sottopancia breve, perché sennò qui hai voglia altro che 16 noni, bisognerebbe chissà quale rapporto. Allora, con il professor De Banna riprendiamo un argomento che avevamo già trattato qualche tempo fa, quello della farmacologia e del sonno. Sì. E come dire, facciamo riferimento ad uno degli incontri che organizza il circolo, che organizza tra l'altro proprio il professor Devanna per il Circolo della Cultura delle Arti, incontro che si è svolto Ieri, proprio ieri. quindi siamo attualissimi ed è stato un grande evento, secondo me, per la città di Trieste, avere come ospite da Cagliari il professor Giovanni Biggio, che tra l'altro su YouTube potete anche trovare in parecchie conferenze che lui ha fatto, ed è venuto a parlarci appunto del sonno, sia per l'importanza dell'argomento, sia perché ci sono delle novità di cui parleremo più avanti, cioè non ci sono più i classici sonniferi di tipo benzodiazepinico che tante critiche hanno suscitato, soprattutto negli ultimi tempi. Allora lui ha introdotto il discorso del sonno dicendo intanto perché secondo lui e secondo qualunque medico tutti noi dovremmo chiedere al paziente come dorme, come passa la Come? notte. Ah, come o quanto? Tutto, tutto Ok. insieme. Come? Cioè, a che ora va a letto, Ah, proprio cosa sì. fa prima di andare a letto, se va a letto in ore regolari, perché questo è molto importante. Cioè, esiste la cosiddetta igiene del sonno, no? Nell'igiene del sonno si dice andate tranquilli, senza problemi, senza stress, in un ambiente confortevole, possibilmente al buio, ecco perché questo è molto importante. Allora, lui ha cominciato a dire che a livello epidemiologico abbiamo avuto una grossa diminuzione delle ore di sonno nella popolazione generale. E questo a che cosa è dovuto? È dovuto all'aumento della luce. Se lei va in Ah, aereo, passa ok. sull'Italia, vede praticamente quasi tutta Tutto il l'Italia illuminata. Ecco. Mentre l'uomo primitivo, che aveva appena scoperto, se volete, il fuoco, ma non è che avesse poi tanta luce e quindi poi di notte nella caverna c'era il buio assoluto, dormiva, eccetera. È molto importante al mattino avere della luce molto forte, cioè esporsi alla luce perché questo serve per esempio per produrre la melatonina, che è un ormone molto importante, ma anche perché esiste questo ritmo circadiano. Noi intendiamo per ritmo circadiano tutte le modificazioni biologiche che seguono un orologio interno nostro. Per esempio la produzione della melatonina è appunto particolare, ma anche la produzione del cortisolo. Noi abbiamo il famoso cortisone, no? Se vogliamo, ma il cortisolo è l'ormone prodotto dalla corteccia della ghiandola surrenale ed è prodotta. C'è un picco alle 7 di mattina circa. E questo perché? Perché ci deve mettere in condizioni di affrontare la giornata. Quindi Ma ci cortisolo. si sveglia meglio quando c'è luce in pratica. Sì. Sì, beh, questo è anche abbastanza. Sì, però Sì, se lei tiene le persiane aperte, la luce arriva già alle 5, 5 e mezza, 6. questo è un problema per chi deve dormire appunto con Allora, tutto quante ore di chiuso. sonno? Allora, è importante la quantità del sonno, le ore del sonno e la qualità. Quindi non è detto che a un numero di ore grande corrisponda anche una buona qualità. Si parla di 7-8 ore Come sì. come orario normale e nell'anziano, che tende a diminuire le ore di sonno, dalle 6 alle 7 ore. Se questo non avviene,
c'è tutta una serie di patologie che sono legate a quelle che sono le funzioni del sonno, cioè il sonno a cosa serve? E dirà subito per restaurare la propria energia, per riposarsi, ecco, ma a livello biologico, oggi come oggi, sappiamo quali sono le funzioni intrinseche del sonno. Allora, intanto abbiamo una fase di sonno leggero e uno profondo, distinguiamo un sonno non REM dal sonno REM in cui abbiamo i movimenti oculari perché stiamo sognando e quindi seguiamo quello che stiamo sognando, no? Il cervello è molto attivo anche durante il sonno, proprio perché ha bisogno di memorizzare tutto quello che ha imparato nel giorno precedente. E quindi, non essendo impegnato in altro, si potrebbe certo dire, riesce a... Ma quello che è una cosa recentissima è che serve anche per disintossicare il cervello. Cioè il cervello, come tutti gli organi, accumula delle sostanze tossiche, i nostri detriti, diciamo. Nel corpo abbiamo il sistema linfatico. Il cervello, fino a 10 anni fa, si diceva, ma come fa il cervello a disintossicarsi? Perché non ha un tessuto linfatico vero e proprio. Lui ha il liquor cefalorachidiano, che passa nei ventricoli cerebrali, nel rachide e così via, il quale indubbiamente ha una comunicazione poi con il sangue, però è un modo di depurare il cervello molto molto lento. Qui invece c'è bisogno di, se lei fa 24 ore di insonnia totale, lei accumula per esempio la beta-amiloide. La beta-amiloide è l'aggregato proteico che porta all'Alzheimer. Quindi è fondamentale che noi ogni giorno eliminiamo. E come lo eliminiamo? Attraverso il sistema non linfatico, dicevo che non c'è, ma si chiama glinfatico perché è coinvolta anche la glia, cioè gli astrociti. Cioè noi abbiamo nel cervello i neuroni e poi tutta una serie di cellule di contorno, ma che servono a varie cose. E si è visto che crea una specie di tubature, no? Questi astrociti hanno delle estroflessioni, formano una specie di tubature che servono per raccogliere queste sostanze che sono per esempio la proteina tau nelle altre forme di demenza, quelle frontotemporale, ma per esempio l'alfa-sinucleina nel Parkinson. Quindi sono sostanze, beta-amiloide, proteina tau e alfa-sinucleina, servono molto per evitare le malattie neurodegenerative, che sono appunto il Parkinson. Professore, le persone che affermano che per loro è sufficiente un quantitativo di sonno minore rispetto alle... Esistono, ma sono delle eccezioni. Sono delle eccezioni. Ci sono voi giornalisti, per esempio, quando facevate i giornali di notte, adesso non è più così, perché io vedo sul mio tablet a mezzanotte in punto compare sul mio tablet è cambiato il molto quotidiano. Da quel punto di vista. Il Perozzi che tornava a casa e si prendeva i primi cornetti della panetteria, gli amici miei non... Ripeto, a mezzanotte in punto lei quotidiano cittadino ce l'ha già sul tablet. E il caso, per esempio, di mantenere anche, come posso dire, gli stessi orari di sonno, cioè andare a letto più o meno alla stessa ora? È molto importante, la stessa ora. Io per esempio alle 23.15, 23.20 proprio mi cascano gli occhi. Se io supero questo che viene chiamato gate, cancello per entrare nel sonno, noi abbiamo due gate. Uno dopo pranzato, la famosa pennichella, che lui, il professor Biggio, dice bene, non più di 20-30 minuti. Sì. Questo è considerato fisiologico. L'altro gate è quello appunto delle 11, mezzanotte e così via. Il problema riguarda soprattutto i giovani, i quali hanno il telefonino in mano e ce l'hanno anche di notte. Ah. E questo non solo li tiene svegli, ma gli schermi sia del tablet che dei telefonini emettono una luce blu, per cui si parla di insonnia blu legata a questo. Per fortuna i moderni smartphone hanno dei sistemi per togliere questa componente blu, perché sennò questa terribilmente illumina. Per esempio, chi
prima di andare a letto ha appunto dei riti particolari, no? Per Sì. esempio, posso dirlo, prima di andare a dormire io un'ora più o meno leggo. Vabbè, ma questo va bene perché Ecco, stanca gli occhi. non essendoci abituato a questo tipo di cose, Sì. saltarlo Può può essere, provocare può provocare dei delle complicazioni. Per esempio, la complicazione maggiore è il jet lag. Quando lei Ah, sì, va, come no, sì. fa un viaggio transoceanico, va in America, ma soprattutto quando dall'America torna Torna, da noi, sì. ha dei grossi problemi, che si chiama jet lag. Ed è legato al fatto che la melatonina viene prodotta, come le dicevo, in certi orari che quindi sono sfalsati Rispetto rispetto al... a... Sì. E per esempio invece un mio amico, che insomma lui ha un lavoro piuttosto, come dire, piuttosto pesante, Sì. eccetera, e lui le pause, le pennichelle se le deve prendere, insomma, Sì. però lui mi racconta che lui non riesce a prenderle, non so, sdraiandosi sul divano, eccetera. Io Sì. dice, anche per un quarto d'ora, anche per 20 minuti, io devo proprio andare a letto. Non sarebbe indicato. Lui ha consigliato proprio, professor Bigio ieri sera, ha consigliato invece il divano. Ah, ho capito. Proprio perché deve essere breve, in 15-20 minuti. Io Sì, stesso, se vado a letto, rischio che dormo 2-3 ore, sì, ho che poi capito. le rimetto di notte, perché noi abbiamo a disposizione circa 4-5 cicli REM e non REM. Se uno o due lo consumiamo di giorno, ce le rimettiamo di Ho notte. capito, E quindi questo non bisogna. è assolutamente il caso. Una curiosità che riguarda ancora i cellulari, non tanto per questioni che hanno a che fare con il sonno, eccetera, ma con questioni di salute, si sente dire che è meglio non dormire vicino ad un cellulare aperto. Beh, qui non solo dormono vicino i giovani, Ce lo giovanissimi, tengono ma lo proprio. tengono sotto il cuscino. Sì. Perché, dice, siccome i genitori nell'altra camera sentirebbero il suono, allora metto in Così, vibrazione e mamma mia. quindi sento sotto il cuscino, sento vibrare e posso subito rispondere, perché questo è importante, c'è questo FOMO, the fear of missing out, cioè la paura di Fear essere for? tagliati fuori. Cioè, ci sono dei messaggi che ti dicono dai social media che devi essere sempre a contatto per sapere le ultime novità. E quindi anche di notte Sì, questi sì, sì, rischiano di sì, sì. non dormire. Ma c'è una questione anche di salute, proprio quelle che Certo. sento di radiazioni, eccetera, per quel che riguarda il telefono vicino, oppure Guardi, su non. quello sappiamo poco, Ok, perlomeno ci dicono poco. Però che le onde elettromagnetiche ci siano, come ci sono anche in ho capito. questa Sì, stanza, questo è meglio quindi indubbio. stare distante. Io direi di sì. Se lei poi tiene il telefonino, questo si sa, questo è dimostrato, vicino all'orecchio e quindi vicino qui alle tempie, aumenta la temperatura del cervello di 1 grado, dopo mezz'ora circa, per Sì. cui è importante tenere sempre o l'auricolare o comunque il viva voce ed evitare questo. I bambini, purtroppo, se lei dà a un bambino di 1 anno in mano un tablet o un telefonino, quello comincia già a Già scrollare, capisce. impara subito. Sì. E quello si chiamano nativi digitali. E Sì, questi imparano la realtà, poi la imparano non attraverso. giocando insieme agli amici, quindi a livello di contatto fisico, ma lo imparano Attraverso. attraverso. E senta, tornando alla, immagino a quello che sarà stato anche uno degli argomenti portanti Sì. dell'incontro, no? Parliamo di favorire il sonno per il momento a livello più, come posso dire, Igiene tranquillo, del ecco, sonno, insomma, igiene no? del sonno. Sempre più spesso si vede alla televisione la pubblicità di prodotti che appunto il sonno Lo lo favoriscono, favoriscono, insomma, sì. non so se si può parlare di leggeri tranquillanti, adesso io non entro Degli in. integratori, lei vuol dire. Probabilmente sono delle erbe, dei prodotti Sì, vegetali. in ogni caso anche delle pastiglie alla base comunque di Dei questi. prodotti È vegetali. Beh, consigliabile utilizzarli? sempre meglio che utilizzare le famose Beh, ho benzodiazepine. capito. Circa, si pensa che circa 10 milioni di italiani vadano a dormire
con un tranquillante. Uno ogni sei. Sì. Grosso, grosso modo. È tanto, è tanto perché dà dipendenza e soprattutto vi è un'alterazione delle funzioni mnesiche, cioè la memoria può venire a essere compromessa. Quindi sicuramente dobbiamo... E allora una grossa novità di cui ha parlato il professor Biggio è che sono state trovate delle molecole che antagonizzano i recettori per la orexina. Cos'è la orexina? La orexina è un neuroormone, un neuropeptide, prodotto come la melatonina dal nostro cervello, prodotto in certe ore della giornata, e serve per regolarizzare anche l'appetito. Orexina, anoressia, no? Mm-hmm. Orexina serve anche per regolarizzare il sonno. Quindi melatonina e orexina. Allora, noi se vogliamo far dormire una persona, possiamo utilizzare, piuttosto che le benzodiazepine, queste o la melatonina stessa, che occorre almeno che sia in forma ritardo e almeno per 2 ore, sono dei prodotti che si possono trovare, senza però aspettarsi di dormire subito quel giorno, quella sera. Sì, ho capito. Sì. C'è bisogno proprio di una terapia che regolarizzi il sonno. E adesso c'è quest'altra molecola che fra le altre, quello che è di buono, che è priva di effetti collaterali, non dovrebbe dare dipendenza, si deve dosare in maniera giusta, c'è questa sostanza che c'è da 25, da 50 mg, così, per cui bisogna un po' dosarla, c'è una controindicazione, sai qual è? Il costo. Ah, ho capito. Una scatola costa 100 euro. Accidenti. È tanto. Quanto c'è dentro? Uno che non dorme. Sì, sì, questo. Ma sarebbe disposto a pagare qualsiasi cosa. Però è una controindicazione. È un effetto collaterale piuttosto fastidioso, no? Sì. Vabbè, ma a parte quello, questo però le sta spiegando che stanno venendo fuori, ecco, cioè, vuol dire, quindi molecole nuove che cercano un po' di superare. Perché le benzodiazepine, rispetto ai barbiturici che si usavano negli anni 50, è stato un notevole progresso. Sì, sì. Il barbiturico faceva dormire molto bene, ma qual è il problema? Che il rapporto fra la dose terapeutica e la dose letale era vicinissimo. Le benzodiazepine sono a prova di suicidio. Gente che prende 300 pillole dei tranquillanti, di cui non faccio il nome per non fare reclam, ma comunque tutti lo conoscono, il lorazepam, delorazepam, eccetera. Anche 300 pillole a scopo suicidario non sono... E a proposito di suicidio, lui ha riportato dei dati drammatici per quanto riguarda l'aumento del suicidio dopo il 2008-2010. Perché questa data? Perché da questa data sono venuti fuori, a livello di diffusione planetaria, gli smartphone. Allora, gli smartphone, soprattutto con i social media, per non parlare del gioco d'azzardo, del gaming e così via, ma soprattutto basta pensare al cyberbullismo. Sì, 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 che viaggia attraverso... a un'autosvalutazione così forte che le persone possono suicidarsi. Le faccio questa è una curiosità che mi è venuta in mente adesso, eccetera, sì. Poi magari riprendiamo il filo del discorso. Ci sono molte persone che hanno il sonno leggero e che vengono disturbate, per esempio, dalla luce, magari anche soffusa, eccetera, e molti che vengono disturbati anche da un minimo rumore. In questo caso, sicuramente aiuta andare a letto con magari i tappi di cera, però immagino che anche lì non sia propriamente consigliabile, non è il massimo. Dove c'è la movida, lei provi a sentire chi abita e che poi è proprio in pieno centro, diciamo, no? Sentirà quanto sono contenti per essere così. Però non è conciliabile questo l'utilizzo. Ma io ho provato, francamente, ma non mi sembrava di ottenere grandi risultati. Io le porto quando vado in albergo, perché non sempre si potrebbe discutere all'infinito su quanto siano sottili le pareti degli alberghi, su tutta una serie di cose, e lì devo dire la verità che una mano me la dà. E poi c'è anche
questa cosa che è collegata al sonno, eccetera, che è la questione dei sogni. È vero che noi sogniamo ogni notte, ma poi Tantissimo. non ci Non ci dimentichiamo, non ci ricordiamo, questo è ricordiamo. normale. Tanto è vero che se poi uno va da uno psicanalista, che quello dice portami i sogni, uno deve sul comodino tenere Avere un pezzo di carta, appena si sveglia, scrivere magari anche solo due righe, perché poi viene ricostruito. E il sogno cos'è all'interno del sonno? Beh, il sogno sicuramente serve moltissimo per la memorizzazione, dal punto, da quel punto di vista, e quindi è un sonno in cui il cervello è molto attivo e serve, come dicevo, proprio per ricordare le cose che sono avvenute, eccetera. Naturalmente, perché è importante che il medico chieda al paziente quanto e come dorme? Perché può far già diagnosi. Se una persona, per esempio, ha difficoltà di addormentarsi, è probabile che soffra di un disturbo d'ansia, perché Ah beh, pensa a sì. quello che dovrà fare il giorno dopo e così via. Cioè, quindi c'è un'attesa penosa, diciamo, questa è l'ansia, l'attesa penosa, l'ansia anticipatoria. Poi ci possono essere i risvegli, invece, i frequenti risvegli durante la notte. L'uomo può essere legato anche a problemi di prostata, ma comunque. Però l'importante è che riesca poi a riaddormentarsi subito. Ma quello che è fondamentale e proprio caratteristico è il risveglio precoce. Quando una persona è abituata a svegliarsi da sola alle 7 di mattina e invece adesso si sveglia alle 5 di mattina, quindi Sì. 2 ore prima della sua sveglia personale, lì può stare sicuro, quasi al 100%, che ha a che fare con una depressione, una depressione maggiore che ha bisogno di essere curata e quindi curata non quindi con dei tranquillanti o dei sonniferi, ma con degli antidepressivi a dose adeguata perché è una persona cui manca la serotonina. La serotonina è il nostro droghino endogeno, quello che ci fa Questo dormire. se si verifica con una certa E ogni frequenza. giorno, ovvio. Ah, ogni giorno, Ogni giorno, cioè sì. nel senso che una volta che lei, almeno per 7 giorni consecutivi, ha problemi di risveglio precoce, ma soprattutto ha perso interesse e piacere nel fare le cose, e E lì molto, al una campana. mattino è molto stanco, vorrebbe stare a letto, non vorrebbe alzarsi e così via, la cosa può venire anche una tantum, ma se dura dai 7 ai 15 giorni, quello è già caratteristico. Le abitudini di sonno cambiano nel Sicuramente corso sì. del, del, Beh, del... lei pensi al bambino, Ah il beh, sì, certo. bambino dorme quasi tutto il giorno e notte e serve tantissimo perché in quella fase c'è bisogno di collegare i neuroni. Lei sa che i neuroni sono collegati attraverso delle sinapsi. Oggi, come oggi si parla di connettoma, cioè della connessione che esiste fra un neurone e l'altro. Questo aumento della connessione fra i neuroni è fondamentale nello sviluppo del bambino. Che poi, attenzione, perché nell'adolescenza invece c'è un fenomeno opposto, cioè c'è la potatura, il pruning, cioè l'organismo riconosce che determinate connessioni sono esagerate, sono in eccesso e vanno tagliate, vanno potate, come E quindi si dorme se fosse. meno? No, Non necessariamente. parlavo il numero Ah, delle sì, mi sinapsi scusi. e dei collegamenti, no? Questo è Esatto. importante. E guarda caso, l'adolescenza è il momento, il fattore di rischio della schizofrenia, delle forme di dipendenza. E ieri ha parlato molto pesantemente delle droghe, ma anche di quelle che vengono dette le innocue canne. Ah, Ecco, i cosiddette sì, innocue, cosiddette secondo innocue. lui non solo non sono innocue, ma addirittura diceva attenzione alla futura madre che non solo durante la gravidanza non deve bere alcol, drogarsi, farsi le canne, ma anche nei 2 anni precedenti la procreazione, perché queste vanno a ledere e a intossicare le cellule germinali e quindi anche nell'uomo, gli spermatozoi.
cellule germinali, quindi, anche quelle possono essere lese a livello epigenetico, di questo abbiamo parlato. Epigenetica sono tutti i fattori ambientali, abbiamo i fattori genetici e i fattori epigenetici. I fattori epigenetici sono fondamentali perché sono quelli che attivano o silenziano un gruppo di geni. C'è differenza per quanto riguarda, non so, anche gli studi, eccetera, cioè, dorme di più l'uomo, dorme di più la donna, non ha senso come... Ma francamente non, non ha senso. Non, come... non ha senso. Questo, non ha senso no. come domanda. Abbiamo tutti bisogno. Un'altra cosa che viene fatta durante la notte, è una cosa recentissima, la scoperta, viene riparato il DNA. Ah. Lei sa che il DNA dovrebbe essere sempre bello in ordine, perché una eventuale mutazione può portare per esempio a un tumore, può portare a una malattia degenerativa. Ebbene, il sonno è fondamentale per riparare piccoli guasti, piccoli difetti del DNA. Allora, ci avviamo verso la conclusione. Dicevamo appunto che questo incontro che avete avuto ieri fa parte di un ciclo per il circolo della cultura della sezione di medicina. Della sezione di medicina. Qual è il prossimo? Il prossimo è alla fine di giugno. Okay. E verrà la professoressa Bernardi, una giovane professoressa associata di endocrinologia. Quindi, quindi insomma anche argomento anche importante piuttosto. Poi riprenderemo poi in ottobre, il 1 ottobre ci sarà un suo collega, il dottor Morelli. Morelli ci parlerà, è un grande amico prima ancora che collega. Che ci parlerà del fenomeno delle microcriminalità o le baby gang che purtroppo in questi giorni sentiamo. Sono protagoniste. Sì. Un altro di cui non abbiamo parlato e invece è avvenuto 2 settimane fa era quello sui complotti della mente, cioè il famoso complottismo, sai quelli che, come no? che pensano che la Terra sia piatta. O, ed altre cose, ma ne saltano e fuori altre, uno... E tante altre cose. È venuto il professor Bellomo, un mio collega da Foggia, che ha scritto un bel libro che consiglio a tutti, che si chiama I complotti della mente, che trovate anche. E Bellomo, professor chissà che bisogno c'è poi di trovare... chissà che bisogno c'è... di trovare comunque dei complotti sono dei meccanismi di difesa, dietro ogni cosa, di negazione, no? Sì, no? Sì. La negazione della realtà e quindi l'immaginazione di cose magari così che, sì, che c'è sempre... ci fanno sembrare più informati degli altri, che siamo, siamo più furbi degli altri. Questo è un altro discorso. Abbiamo sì, capito perché abbiamo cose. Capito quello che c'è dietro. E poi c'è la proiezione. Ma di questi meccanismi di difesa magari parleremo, ne ha parlato Anna Freud, la figlia di Freud ha fatto un libricino che anche consiglio, lo trovate anche nelle edicole se volete, i meccanismi di difesa dell'io. Sono meccanismi che, tipo la rimozione, che entrano in funzione migliaia di volte al giorno a livello inconscio e che ci liberano da determinate... Magari ne parliamo la prossima volta che ci vediamo, tipo metà giugno a sto punto. Non, di solito tra un mesetto ci rivediamo. Certo. Grazie al professor De Vanna, buon lavoro. Grazie a lei e adesso e buonasera a tutti. Andiamo in pubblicità e poi cambiamo argomento. Allora, eccoci pronti per la seconda ospite di questa puntata. Come annunciato è con noi la dottoressa Raffaella Antonione, che è direttore della struttura complessa della rete delle cure palliative e hospice dell'area Giuliana di Asugi, nonché docente di cure palliative all'Università di Trieste. Grazie intanto, dottoressa, per essere tornata da noi. Che cosa chiariamo una volta, perché è uno di quei temi di cui molto si sente, di cui molto si crede di conoscere, ma in realtà probabilmente, voglio dire, siamo piuttosto lontani da quella che è esattamente il significato del concetto di cure palliative. Intanto grazie per l'invito, davvero sempre molto gradito, grazie di cuore per lo spazio che date a questa importante tematica. E, allora, cosa sono le cure palliative? Le cure palliative sono diciamo un approccio medico-assistenziale che cerca di farsi carico di tutte le esigenze, di tutti i bisogni delle persone che purtroppo hanno una patologia inguaribile in fase avanzata. Quindi
Parliamo purtroppo di pazienti affetti da tumori in fase avanzata, ma anche di pazienti che hanno delle malattie cronico-degenerative, come possono essere appunto malattie di cuore, malattie di polmoni in fase avanzata, tutte le patologie degenerative neurologiche e tante altre ancora. Quindi noi ci occupiamo proprio di questa situazione di estrema fragilità, di estremo bisogno, che non è solo medico, ma è anche tanto altro. Ci sono bisogni di tipo assistenziale, infermieristico, psicologico, spirituale, mi sentirei di dire, certo, religioso, sì, eccetera. Quindi noi cerchiamo per quanto possibile di occuparci proprio dell'ultima parte del loro percorso di vita, perché di vita parliamo e questo ci tengo a sottolinearlo, cercando di fare il nostro meglio con le nostre competenze, per cui studiamo molto. Credo anche, dottoressa, che il tipo di, come, di lavoro vostro vi porta anche a un contatto molto stretto con le famiglie, poi anche delle persone che soffrono. Sì, sì, lei ha centrato proprio una degli elementi proprio anche della definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, perché se sta male una persona, sta male anche la famiglia che ovviamente sta attorno a lui e che gli vuole bene. Quindi la cosa bella delle cure palliative è che ci si fa carico anche di tutta la famiglia, ovviamente marito, moglie e figli, ma anche informale, amici quindi tutte le persone che possono ruotare attorno alla persona che sta male, perché ormai sappiamo che le famiglie sono anche molto di tipo evato. Ecco, mi perdoni se non vorrei sembrare un'entrata a gamba tesa, però proprio per discutere anche di questo aspetto, io poi non so se in quell'occasione ci sia stata, vabbè. Io ricordo, devo dire la verità, con molta, se vogliamo, partecipazione, eccetera, per via anche delle figure coinvolte, no? Per esempio che a Rossana Podestà, che era la compagna di Walter Bonatti, non fu consentito di assisterlo negli ultimi giorni, insomma, quando era, adesso non sto generalizzando, mi rendo anche conto, proprio perché non era la moglie, non c'era un diciamo rapporto legalmente definito fra i due, e questo fece un po' discutere quando questo accade, credo una decina d'anni fa più o meno. Ora, senza, ripeto, entrare negli specifici, però visto che anche giustamente lei ha detto ormai il concetto è estremamente, estremamente ampio, come ci si comporta appunto in queste circostanze? Non so poi se spetta a voi, se spetta eventualmente a chi dirigere queste cose, certo. No, però divento un po' curioso anche. No, ma anzi, mi fa molto piacere confrontarmi, perché sono, anzi lei mi dai un po' in là, perché negli ultimi 10 anni le cose sono estremamente cambiate, per mille motivi sociali ovviamente, e, ecco, per cui sempre più, diciamo che per rispondere un po' alla sua domanda, si va verso la valorizzazione dell'autonomia e di quello che desidera proprio la persona malata, okay. E quindi si favorisce tutto quello che lei o lui desidera. Quindi se c'è il desiderio di avere vicino quello che noi chiamiamo caregiver informale, sì, ma un amico piuttosto che una compagna, e direi guai se no, perché è proprio questo un po' lo scopo di riuscire in qualche maniera a soddisfare anche questo tipo di desiderio, di bisogno, che è assolutamente doveroso. Quello fece molto parecchio scalpore, sì, in quegli anni, insomma, ripeto, molto probabilmente anche perché le persone coinvolte erano famose, sarà successo anche in altre circostanze con persone meno famose, e quindi, ma insomma, però ripeto, credo che siamo sui 10 anni fa, sì, quindi ecco, è cambiata, diciamo, anche la sensibilità. Per fortuna, sì, ecco, la sensibilità è cambiata, e poi ci sono, diciamo, stati degli sviluppi in senso costruttivo e positivo. Ecco direi se, dottoressa, come si accede, non so se il termine è corretto, alle cure palliative, e qual è la non voglio dire il discrimine, però qualcuno potrebbe pensare che cura palliativa sia una sorta di accompagnamento, per certi aspetti lo è, però c'è sempre l'elemento cura
all'interno di questo percorso? Sì. Allora, ecco, una, anche qui, no, grazie delle domande, ecco, si potrebbe parlare davvero per giorni, io sono poi un entusiasta, ma allora uno dei, così, diciamo, dei mantra di quello che noi facciamo, e ritorno seria, è che purtroppo esistono delle situazioni che non possono guarire, ma si può sempre curare, che quindi vuol dire prendersi cura delle persone, della famiglia e di fare il meglio possibile. Diciamo che quello che sta diciamo, emergendo anche a livello non solo italiano ma europeo è che tutto diciamo, il mondo sanitario, medico soprattutto, dovrebbe avere degli elementi formativi per avere un approccio di base per queste situazioni di diciamo, fasi avanzate di malattia, cioè tutti i medici dovrebbero in qualche maniera possedere degli strumenti per riuscire a gestire dei sintomi non troppo complessi, perché ovviamente purtroppo le persone che stanno male e che hanno malattie anche in fase avanzata sono davvero moltissime. E allo specialista palliativista dovrebbero arrivare i casi più complessi o altamente complessi, che possono essere diciamo sintomi molto difficili piuttosto che appunto situazioni assistenziali o familiari particolarmente difficili. Ecco, questo è un po' il discrimine, cioè io che sono un medico internista dovrei avere una, diciamo, lavorando in ospedale, la capacità di gestire le situazioni più semplici. Quando mi trovo in difficoltà, come faccio per un altro specialista, posso chiedere la consulenza allo specialista palliativista, perché noi facciamo consulenza anche in ospedale. Okay. E siamo un po' trasversali su tutto il territorio, ospedale, ambulatorio, e in qualche maniera ci interfacciamo con tutte le specialità. Ecco, chiariamo anche questo, perché magari qualcuno potrebbe pensare che essendo la situazione della persona che sceglie il percorso delle cure palliative grave, insomma così, che sia, come dire, che cura palliativa comporti necessariamente il ricovero. Non è così. No, no, infatti, allora, diciamo che alcune persone purtroppo ricevono una diagnosi durante il ricovero e quindi diciamo che possono iniziare un percorso di cure palliative anche in regime ospedaliero. Quello che è importante forse anche passare, perché un elemento, non dico di novità, però che si fa sempre un po' fatica a capire, un po' quello che diceva lei, cioè noi è vero che ci occupiamo anche delle fasi finali della vita, quindi proprio del fine vita, ma sempre più si va verso la presa in carico precoce delle persone e anche congiuntamente ad esempio alle terapie attive oncologiche e radioterapiche, perché si lavora insieme allo specialista per dare la possibilità di fare terapie attive controllando il sintomo, perché questo ovviamente facilita la possibilità di proseguire le terapie attive e prolungare anche la vita. Quindi ecco, questo è un po' il che futuro. Questo è difatti la novità, se ne sente parlare sempre più spesso, no? Perché sì, questo tutela anche, non so se il termine è corretto, tutela, ma comunque favorisce, mettiamola così, anche il desiderio magari di alcune persone di sapersi a casa nel momento più duro, ecco, insomma. Sì, le persone ovviamente ancora che sono, diciamo, sempre in una fase avanzata di malattia, però che sono ancora autonome, noi le visitiamo, le curiamo anche in ambulatorio, possiamo fare anche delle procedure a livello ambulatoriale. Poi ovviamente le persone preferiscono stare a casa, quindi noi accediamo anche a casa delle persone, e poi esiste ovviamente la residenzialità, che è l'hospice, oltre che purtroppo le persone possono essere ricoverate, forniamo una attività consulenziale anche in ospedale a supporto dei colleghi che possono essere un po' in difficoltà su alcune tematiche, anche di tipo comunicativo, certo, o etico. Ecco, e come vi si... cioè, come una persona che appunto ha questi problemi eccetera, magari in accordo con la famiglia, lo decide la famiglia se la persona non è in grado di... come funziona proprio l'accesso alla cura? Sì. Allora, è un momento in cui diciamo che l'azienda, ma un po' a livello di tutta Italia, si sta riorganizzando con le COT, con tutto quello che sentiamo ogni giorno, però direi che ecco, l'altra cosa bella è che noi possiamo essere attivati dal medico di medicina generale, se intercetta una persona che può avere bisogno di noi, tramite, adesso non entro nei dettagli, sì, ma insomma tramite un'impegnativa piuttosto che,
dai medici specialisti, che siano territoriali piuttosto che ospedalieri, con cui iniziamo ad avere una grande rete di collaborazione, e anche dalla persona stessa piuttosto che dagli altri sanitari, cioè l'infermiere del territorio piuttosto che di continuità, che in qualche maniera si rende conto che quel malato può avere bisogno di noi, fa in modo che si attivi una valutazione nel, diciamo, nel posto dove c'è questa persona, a casa, in ospedale. E poi lei lo ha detto già due volte, quindi adesso io le pongo proprio la domanda in maniera diretta, e uno, cioè il vostro lavoro è un lavoro di equipe, perché anche questo bisogna sottolinearlo, non è che nel momento in cui appunto una persona entra nelle cure palliative, viene detto, boh vabbè, è là, tanto cioè, c'è comunque la continuità di assistenza. Sì, ecco, noi lavoriamo in equipe proprio un po' per quello che ho, di cui ho accennato prima. Ecco, una persona che sta male ha sicuramente bisogno del medico per terapie farmacologiche piuttosto che accertamenti, eccetera. Ma può avere dei bisogni assistenziali prettamente infermieristici, medicazione, insomma, ecco, tutto quello che le puoi immaginare. Ha bisogni psicologici, per cui tutte le equipe dovrebbero essere, diciamo, affiancate anche da uno psicologo che può farsi carico di questi bisogni della persona. Purtroppo non siamo così strutturati anche a livello italiano per avere sempre purtroppo la figura dello psicologo. Potrebbe aver bisogno del fisioterapista. Noi qui a Trieste abbiamo la grande fortuna di avere delle figure proprio di tipo fisioterapico che possono aiutare le persone anche a mantenere una certa autonomia, sì, a domicilio, piuttosto che fornire dei presidi per un deambulatore, eccetera. E così per tutte le cose che lei può immaginare. Ma per esempio, ne discutevamo ieri, è un altro discorso, però insomma è anche vero che in alcune circostanze, quando una persona o decide o ha la possibilità di stare a casa e in qualche modo magari deve avere poi tutti i presidi a disposizione, e molto spesso si tratta anche di, virgolette, rivoluzionare un pochettino anche l'appartamento, no? Chi ha la possibilità magari, che ne so, venire spostato in una stanza più ampia, in una stanza magari, se è una casa dove ci sono delle scale interne, magari viene spostato in un'altra stanza. Cioè, vuol dire, è una riorganizzazione, in alcuni casi logicamente, pressoché completa della vita familiare, per certi versi. Sì, assolutamente. Ecco, lei, come sempre, ha proprio accolto proprio bene nel, diciamo, anche rispetto ai problemi molto pratici. Sì. E, purtroppo si rivoluziona la vita, si rivoluziona anche il modo di gestire, si rivoluziona la vita delle persone che stanno attorno. Ecco, l'assistenza a casa spesso è molto difficile, proprio anche per cose che possono sembrare banali. Sì. Il bagno al piano di sopra piuttosto che al piano di sopra, scale che la persona non riesce più a fare, per cui anche una valutazione ambientale rientra nelle competenze, ad esempio, dei nostri colleghi fisioterapisti, che possono andare a casa a valutare anche queste cose che sembrano banali, ma che spesso rendono anche impossibile o molto difficile un'assistenza a casa, che tecnicamente da un punto di vista medico potrebbe essere sì, certo, bisogna. Ecco, quindi come vede, davvero c'è uno spettro davvero importante di cose da considerare. Il concetto stesso di cura palliativa, no, dottoressa, quando nasce più o meno? E allora, sì, nasce in Inghilterra, tanto tempo fa. Quando ancora il servizio sanitario inglese funzionava, così, probabilmente, ma questi sono altri discorsi. Sì, no, nasce in realtà con una grande donna, e questo mi fa molto fiera anche come donna, che è Cicely Saunders, che nasce proprio come assistente sociale, infermiera, medico, e che ha creato un po' il movimento delle cure palliative, perché lei si era resa conto, nasce in ambito oncologico, che le persone con tumore avevano un dolore talmente importante che era importante iniziare proprio a trattarle secondo determinati criteri. Lei quindi ha studiato la terapia del dolore a orari fissi, ha migliorato la gestione dei sintomi e ha creato poi quelli che oggi sono gli hospice, con tutte le agevolazioni per, diciamo, rendere più confortevole il fine vita della persona. Ecco, prego. No, ecco, quindi diciamo che questo è un po' l'origine delle cure palliative. L'hospice che cos'è?
Allora, l'hospice è una, diciamo, io la definisco sempre l'apicalità delle cure palliative, cioè l'hospice è un luogo di, dove diciamo, possono essere accolte le persone e anche le loro famiglie, nel senso che si importante. Cerca di dare esatto una privacy, una diciamo, comodità, una cura anche nell'arredamento e nel comfort per la persona, quindi con camere singole, possibilità della persona di stare a dormire vicino al proprio caro, ecco, per riuscire a dargli e a garantirgli delle cure che per tanti motivi non possono essere date a casa, per complessità cliniche piuttosto che assistenziali. Ecco, un'altra cosa che mi scusi, le rubo io un attimo di tempo che vorrei che passasse, perché queste sono un po' le prospettive del futuro, e che mentre una volta, 40-50 anni fa, è vero che l'hospice era un po' una via senza uscita, cioè la persona entrava in hospice e purtroppo moriva, adesso non è più così, cioè l'hospice può essere anche un momento di sollievo per una famiglia che è in difficoltà, quindi si accoglie la persona in hospice, si riorganizza casa in tutti i modi possibili, e quindi la persona può ritornare a casa, come può essere anche un luogo di trattamento di momenti di acuzie in un paziente con una patologia grave in fase avanzata, una polmonite, piuttosto che andare in ospedale, si può gestire in hospice e poi si riprende in carico a casa. Dove sono quelle che, non so se è corretto, quelle cui fa, che fanno, così è meglio, che fanno riferimento ad Asugi, a Trieste? E intende l'hospice? Sì. Sì, l'hospice è, diciamo, Pineta del Carso. Ah, Pineta del Carso, sì. Pineta del Carso, sì. Ho capito, che è un po' anche... automaticamente si pensa a Pineta del Carso, a Trieste. Sì, sì, che ha anche tante altre strutture, ma diciamo all'interno del comprensorio ci sono anche attualmente i posti hospice. Come si, adesso questa mi perdoni, una domanda, come si insegna, perché lei è anche docente di cure palliative. Sì, è un onore, per me è un onore. E lì credo che però si insegni anche la gestione generale della persona e di tutto quello che attorno alla persona ruota. Sì. Adesso io mi commuovo, no? Perché lei mi ha fatto una domanda a cui io tengo tanto, perché io credo tanto nella formazione, nel trasmettere ai giovani quella che è un'esperienza per me non solo da medico ma anche da persona di vita, per cui sono davvero onorata di poter in qualche maniera passare un po' di quello che so. E allora, ai ragazzi si insegna un po' la definizione, i concetti generali, si insegna un po' di terapia, ma soprattutto si cerca di far capire ai giovani che la medicina ha fatto dei passi enormi, perché siamo tutti felici, cioè effettivamente ci ha cambiato la vita negli ultimi 20 anni, però ancora purtroppo si muore. E questo a livello di diciamo insegnamenti, di studio, ecco, li fa riflettere molto sul fatto che, pur essendo medici e quindi essendo dedicati a cercare di salvare le vite, dovranno entrare in contatto purtroppo con delle situazioni molto difficili, toccanti, emozionanti, che possono mettere in difficoltà, e quindi non solo si insegnano gli aspetti medici per gestire da un punto di vista tecnico il fine vita, ma anche degli aspetti di tipo comunicativo, etico, perché è anche molto importante saper stare in situazioni di difficoltà, che non è così facile. E i ritorni, nel momento in cui gli si fa vedere questa parte della loro professione, sono molto buoni, e questo mi fa ben sperare proprio per la qualità anche di cura delle persone. Questo insegna loro non tanto proprio il contrario, non tanto quel minimo di cinismo che comunque deve essere in qualche modo indispensabile, quantomeno per chiudere la saracinesca alla fine della giornata, se uno ce la fa, ma proprio insegna il contrario. Sì, allora io mi permetto, che io davvero di cinismo non parlerei, ecco, io... Ma non è una critica, perché voglio dire una cosa buona. Allora, il fatto di riuscire in qualche maniera ovviamente ad avere un certo, chiamiamolo così, distacco dalla situazione, ci deve essere, perché altrimenti non riusciremo ad essere oggettivi anche nella cura. Ma si cerca di in qualche maniera trasmettere la necessità di essere empatici con la persona e con la famiglia, e in molte occasioni noi riceviamo molto di più. Riceviamo tanto dalle persone, che in qualche maniera si sentono tutelate, e
in questo percorso, io dico sempre, si migliora come persone e come professionisti. Sì, immagino. Sì. E, secondo lei è una è qualcosa di conosciuto? Appunto, tornando al concetto di cui parlavamo all'inizio, no? Perché forse possono esserci anche dei malintesi, eccetera, ci si può confondere. Sì, noi ecco, per questo siamo così contenti di poter in qualche maniera lavorare, non solo a livello locale con Trieste, e dopo, se mi permette, devo veramente ringraziare alcune persone, perché Trieste credo che sia una realtà molto fortunata, ma a livello italiano, anche come Società Italiana di Cure Palliative, stiamo spingendo molto proprio sulla formazione dei giovani, sulla formazione della popolazione, sull'informazione di quello che sono veramente le cure palliative. Questo è indispensabile. Trieste è fortunata perché non solo è una delle poche sedi universitarie a livello italiano che ha l'insegnamento obbligatorio di cure palliative all'interno del percorso di medicina e chirurgia e di infermieristica, ma grazie a figure illuminate come può essere il rettore e tanti altri, abbiamo avuto la possibilità di organizzare dei master e siamo una delle poche sedi della scuola di specializzazione in medicina e cure palliative in Italia, per cui... E si parla giustamente, dottoressa, anche di ricerca. Assolutamente sì, perché la medicina palliativa è anche molta tecnica, ci sono dei farmaci, dagli oppiacei piuttosto che da altri farmaci, che in qualche maniera devono essere usati bene, bisogna studiare, bisogna capire, per cui è una specialità al pari delle altre. Solo che stiamo arrivando tardi per tutta una serie di retaggi anche culturali. Sì, il nostro paese. Sì. Non avevo colto prima, mi viene in mente adesso, l'Inghilterra ha un atteggiamento, cioè gli inglesi hanno un atteggiamento completamente diverso nei confronti di determinati problemi, molto più pratico per certi aspetti. Io ricorderò sempre che la regina madre fece lei la prova del proprio funerale, si mise lei nella bara, ed è una cosa che noi italiani credo non ci verrebbe nemmeno in mente, per cui è anche vero questo, c'è anche questo poi alla base, è logico. Sì, ecco, io, sempre ricollegandomi un po' al mondo anglosassone in generale, Inghilterra, America, eccetera, ecco, ad esempio si ha molto meno problemi a parlare anche di morte, loro organizzano anche dei caffè, delle situazioni, perché è molto importante per la persona in qualche maniera, per riuscire ad autodeterminarsi per quello che è il suo futuro, riuscire a parlare, esprimere quelle che sono anche i propri desideri, no? Per appunto, però se non se ne parla diventa difficile. Ci sono iniziative future per far conoscere ancora di più il concetto, o ci abbiamo verso la conclusione? Sì, ecco, noi abbiamo, anzi no, grazie, approfitto perché noi venerdì e sabato organizziamo questo congresso internazionale, che è un'occasione, spero, per delle future collaborazioni che diciamo stiamo costruendo ormai da qualche tempo in associazione all'Università di Trieste, all'iniziativa Centro Europea, e abbiamo anche all'interno di questo convegno una sessione proprio guidata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, sezione Europa, tanto per dimostrare quanto sono importanti le cure palliative, che per l'OMS sono un diritto umano. E quindi sarà un evento internazionale, Slovenia, Croazia, Austria, paesi dei Balcani occidentali, dove ci si confronterà su tematiche come formazione, ricerca, utilizzo di farmaci, best practice. E questo dove, dottoressa? Sarà all'Università di Trieste, sì, edificio H3, venerdì. Ah, in H3. In H3, sì, venerdì 24 e sabato mattina 25. Grazie allora alla dottoressa Raffaella Antonione per essere stata con noi. Grazie a voi. Grazie, buon lavoro, buon davvero. Lavoro davvero. Grazie. Noi ci vediamo domani, come sempre, alle ore 18. Uno dei temi di cui ci occuperemo stavolta, lo so in anticipo, parleremo dei corsi di teologia che sono stati presentati questa mattina e che tra l'altro saranno oggetto anche di un servizio del nostro telegiornale delle 19:30. Ci vediamo domani, buon pomeriggio. Grazie.